Alberghi e ristoranti, abbiamo 52.766.000 euro di imponibile e danno una maggiore entrata di 47 più 110, ce l'ha qui in totale, 47 era quello che si incassava prima, è aumentato di 110.000 euro. 150.000 euro, 160.000 euro. Teatri e cinema sono 391.000 euro e danno un introito per il comune. Io sto parlando di introiti per il comune, perché poi quello che viene pagato di più, però il 7,6 viene dato allo Stato, di circa 600 euro per il comune. Banche e assicurazioni non è variato perché avevano già l'aliquota più alta, che è il 10,6, e al comune rimanevano 3.000 euro, nonostante un'aliquota molto alta. Le aree attrezzate, che sono le aree sportive, eccetera, abbiamo 1.559.000, dal 7.8 è passato al 9.3, con una maggiorazione di 2.000 euro circa a favore del comune. Il totale è 2.600 euro, la somma di 2.3, per il comune, poi quello che pagano è più alto. Le case speciali, abbiamo un imponibile di 4.268.000, è passato dal 7.8 sempre al 9.3, con una maggiorazione per il comune di 6.400 euro. I capannoni industriali, abbiamo un imponibile di 165.565.000, è passato dal 9 al 10.6, con un incremento di 265.000 euro. Poi abbiamo gli altri immobili, che sono appunto le seconde case, con un 251.413.000 di imponibile, passato dal 7.8 all'8.7, con una maggiorazione di 226.000 euro. Questo è tutto il comune ed è 2.187.000 euro il totale, e questo è tutto il comune. Le aree edificabili, un imponibile di 46.646.000, era il 7.8 e passa all'8.7, con un incremento di 42.000 euro per un totale di 406.000 euro. Il totale, dato quello che già si percepiva prima, più queste maggiorazioni, arriva ai 3.963.000 euro. Per quanto riguarda quanto si è discusso in commissione, quello che si era detto, non si era detto niente di particolare, da aggiungere niente, no, se non quanto riportato secondo me dal consigliere Pasini. Sì, abbiamo verificato la storia dei parcheggi e lì, ripeto, l'IMU è un calcolo matematico di per sé abbastanza semplice. La rendita catastale che viene data, il parcheggio ha una parte industriale, una parte destinata invece a terreno e in base a come è accatastato l'IMU viene calcolata. Il discorso che si era fatto in commissione è un po' più complesso, cioè occorre valutare se è giusto che quelle aree siano accatastate come terreni piuttosto che, però questo è un problema, non è tanto un problema di IMU quanto un problema di proprio catastale, cioè se sia possibile accatastare diversamente un terreno utilizzato a parcheggio piuttosto che un terreno edificabile, cioè una categoria molto particolare. Si può prendere atto di questa cosa, verificarla, però certo i tempi sono piuttosto lunghi perché bisogna fare intervenire l'Agenzia del Territorio, valutare cosa può valere, eccetera. Anche, e qui ripeto una cosa che ho già detto, perché probabilmente, anzi sicuramente l'IMU sparirà, cambieranno nome, rifaranno le rendite, questo non lo sappiamo ancora, per cui magari iniziare un meccanismo di rivalutazione, di cambiamenti, eccetera, che poi viene disatteso tra un mese, due o tra 15 giorni, poteva diventare un lavoro, come mi dispiace dirlo, un po' per la TARES, dove gli uffici hanno lavorato, hanno valutato parecchie cose e alla fine speriamo che non sia un lavoro inutile, che possa essere poi utilizzato anche per la nuova imposta. La TARES, sì, è vero, si era parlato di fare una riunione, di coinvolgere a settembre, abbiamo fatto un video, sia io che il neo assessore, che
settato diffuso tramite la TV, speriamo che qualcuno l'abbia visto. So che gli uffici si sono attivati, parecchie persone sono venute, hanno chiesto, ho avuto qualche appuntamento per chiarire, per cui penso che la cittadinanza, se ha intenzione di chiarimento eccetera, abbia la possibilità comunque di rivolgersi a chi di dovere. Contratti convenzionati ci risulta che ce ne sia uno solo, vero dottoressa? Comunque tutto ciò che era, però questo sinceramente non glielo so dire in quel momento, ne parlavo con il dottore. Era solo. E invece ecco una cosa che non ho precisato nel mio precedente intervento, è che tutto il resto, cioè tutte le agevolazioni, tutte le situazioni particolari che erano in vigore l'anno scorso sono rimaste invariate. In particolare l'aliquota sulla prima casa, che quando abbiamo preparato questo lavoro non si sapeva ancora se fosse rimasta in vigore o meno. Abbiamo lasciato comunque l'aliquota minima nella possibilità che fosse riconfermata, e questo per garantire. È vero che l'aumento dell'IVA dovrebbe scongiurare questa rata dell'IMU, però nel caso in cui fosse applicata, insomma, all'aliquota più bassa di tutti i comuni che io ho verificato. Ringrazio l'assessore Cosentino. Sempre per chiarimenti, do la parola al consigliere Pasin. No, sempre per la questione dei parcheggi. Ci eravamo detti in commissione che una prima fase poteva essere quella di capire se l'accatastamento delle situazioni di fatto coincide alla reale presenza delle, almeno come dire, di quanto denunciato attraverso magari opere che sono semplici manutenzioni ordinarie, straordinarie, che vengono fatte per poi avere invece l'uso totale terreno. Cioè, nel senso, possono esserci dei capannoni di vecchissima data che, come dire, sono censiti in classe bassissime, eccetera, almeno cercare di capire se come dire, quella situazione lì, attraverso la modifica che è stata presentata in comune per fare queste opere, come dire, sia stata anche modificata catastalmente. Questo almeno permette un cambiamento di classe e quindi almeno nel frattempo un'entrata legittima fin da subito, diciamo così, un minimo di controllo. Se quindi a fronte delle agibilità che sono state richieste per quelle opere, in realtà è stata presentata anche una documentazione catastale che ha aggiornato quanto precedentemente accatastato. Questo non è alla fin fine la questione più corretta, però chiaramente almeno riequilibra un po' le cose in attesa magari di ulteriori chiarimenti. Ringrazio il consigliere Pasin, do la parola all'assessore Cosentino. Ma diciamo che quello che suggerisce il consigliere Pasin è un'operazione che dovrebbe essere fatta automaticamente, nel senso quando vengono fatte opere straordinarie, perché questo discorso potrebbe essere ribaltato anche sulle abitazioni. Ci sono probabilmente abitazioni in centro storico che hanno delle rendite bassissime di 50-60 anni fa, che magari hanno un valore molto superiore a case di più recente costruzione che però hanno rendite. E di solito quando viene fatta una ristrutturazione, se è importante, se straordinaria, esatto, ci sono opere, però ci sono opere, mi è capitato personalmente, che invece mi hanno fatto rifare la rendita catastale di una mia proprietà. Quindi lì dipende anche, un controllo su questo richiede sicuramente tempo, un intento potrà essere fatto. Diventa difficile giustificarlo magari per una sola categoria, parcheggi, dovrebbe essere fatto a livello... Sì, sono particolari, anche se sempre allo studio, quanti anni è che ormai stanno parlando di rivedere tutte le rendite di tutti gli immobili, e anche questo ogni anno viene puntualmente rinviato, a livello nazionale sto parlando, non a livello comunale, per cui magari l'aspettativa di attendere che cosa succede, che potrebbe risolvere il problema alla fonte, porta a rinviare un attimo la questione.
Ringrazio l'assessore Cosentino. Se non ci sono altre richieste di chiarimento, dichiaro aperta la discussione. Grazie. Do la parola al consigliere Bollazzi. Allora, se questa è la novità dei nuovi assessori, che devono dare una spinta propulsiva, si traduce nel dire a un consigliere: guarda che abbiamo fatto un video, ma siamo fuori di testa, abbiamo fatto un video sull'argomento, ma dove sta? Cioè, sulla CNN, va in televisione, volete prendere in giro? Cioè, abbiamo fatto un video su quell'argomento qui, cioè un gazzabuglio di 2000 cifre, lui ha fatto il video. Poi, quante persone a somma sanno che teoricamente, perché se c'è un contratto convenzionato, si presume che anche altri possono usufruirne, no? Quante persone lo sanno? Poi mi dice che abbiamo le aliquote più basse. Lei non c'era a suo tempo, ma noi allora avremmo modo di dire che due comuni della provincia di Varese, uno è Uggiate, non so quale tipo Uggiate, se Comasco o cosa, in provincia di Varese, avevamo prima casa aliquota zero, quindi non è vero che noi siamo il comune con l'aliquota più bassa. Poi, senza fare tante altre storie, quella tabella che adesso l'assessore ha tirato fuori, dove ha dettagliato le componenti che arrivano a questi 3.963.000, ma se l'aveva in commissione e forse qualcosa aveva lì, perché non ce l'ha detto prima? Cioè, si fanno le commissioni per sentir dire l'unico argomento è parcheggi e poi diciamo glissare e dire tanto poi c'è tempo e in consiglio possiamo rivedere tutto. Ma mi sembra che questo modo di procedere è vergognoso. Contratti convenzionati, quante persone sanno che somma ha attuato o meno questo accordo, perché mi sembra che venga fatto quando un comune precisa che ci sono, non so, esigenze abitative. Quindi sappiamo che a somma, lo dice adesso, uno può fare un contratto convenzionato e avere l'aliquota agevolata, se non sbaglio, per quanto riguarda dello 0,5, giusto? Contratti convenzionati, l'avete scritto qua, 5 per 1000. Quante persone lo sanno? Ecco, lo sa lui forse perché si è sentito dire che c'è un contratto convenzionato a somma. Ecco. Poi le agevolazioni sono rimaste invariate, io mi domando se quell'argomento qui è una roba di segreteria e l'assessore in commissione tranquillamente non ne ha parlato assolutamente. Allora, perlomeno la lettura delle due paginette che noi ci vediamo qua, era o non era argomento da passare in commissione con il dettaglio? Perché qui, da quel che si è sentito, c'è una maggiore entrata di 500.000 euro a fronte, perché l'ha spiegata così, di minore entrata di addizionale IP di 150.000. Allora, le altre 350.000 presumo che siano necessarie, però non mi sembra che sia questo il modo di procedere. E se questo è il mattino dei nuovi assessori, siamo messi male. Ecco, veramente qui abbiamo sentito assessori che dicevano al delibero è questa, ne parliamo. Qui più o meno ci ha detto, avrete visto tutti la delibera, adesso chiediamo di che venga approvata. Spiegazioni zero, ma sappiamo che c'è un video in televisione. Questo è quanto ci siamo sentiti dire, video in televisione. Mi sembra che al di là di tutto quello che si può dire, qui veramente stiamo partendo col piede sbagliato. Un argomento da 4 milioni liquidato in 3 secondi. Se questo è il modo di fare, noi siamo sconcertati molto di più dei discorsi fatti per un'ora prima. Ringrazio il consigliere Bollazzi. Se ci sono altre richieste di intervento, do la parola al consigliere Rizzuto. Buonasera, niente, vabbè, faccio notare, come dicevo prima il senatore Peruzzotti, che abbiamo buttato via, tra virgolette, un'oretta per parlare di un argomento che era un atto dovuto. E adesso un atto dovuto è che ci stiamo praticamente persi in chiacchiere, contro chiacchiere, ma ovviamente bisogna anche sottolineare che queste chiacchiere sono seguite anche da pochissimi fatti.
a favore dei cittadini, ma grazie soprattutto anche a delle scelte non fatte da chi in questi anni ha avuto la possibilità di governare con ampie maggioranze. Molti politici in questi anni hanno continuato a vivere nel benessere grazie anche a tutti quei favori e privilegi romani acquisiti e che hanno contribuito a questa situazione attuale. È bene ricordarlo questo. Oggi ci ritroviamo per l'ennesima volta a parlare di ennesime tasse contro i cittadini. Come feci già l'altra volta quando dovevamo votare il regolamento IRPEF e IMU, io dissi che quella allora maggioranza politica, così come quella che c'è attualmente, secondo me andava ancora una volta a fare delle scelte contro i cittadini, ancor più ovviamente lo dico oggi. Penso che per l'ennesima volta si affrontino i problemi che dovrebbero essere risolti per i cittadini, aumentando sempre e chiedendo sempre dei sacrifici alle solite persone. Non è sicuramente un modo giusto e corretto, quindi anticipo che ovviamente come allora voterò contro. Ovvio che i politici, abbiamo sentito ancora una volta, che si giustificano dicendo che i paesi vicini o gli stati europei hanno aliquote più alte e quindi noi cittadini italiani paghiamo poco alla fine, questo è il succo. Ovviamente non si fanno mai questi confronti a favore dei cittadini quando si parla di stipendi bassi o di pensioni basse. Noi continueremo ad essere sempre e comunque i cittadini europei che prenderanno meno di tutti, faranno sempre più sacrifici e avranno sempre una classe politica che continuerà a vivere nei privilegi, perché vivere con 16.000 euro al mese è facile fare i sacrifici, e cittadini ai quali chiederemo ancora dei sacrifici perché l'Italia ha bisogno di stringere di te la cinta. Ma ricordiamoci che politici siamo anche noi i rappresentanti di quelli che sono a Roma. Non è che sono a Roma così tanto perché qualcuno li ha sostenuti e poi tenuti sempre in alto per quello che hanno fatto. Loro sono stati lì perché sono stati eletti, ma comunque per scelte anche politiche, le famose liste, la legge elettorale, non voglio poi dilungarmi su queste altre cose, però voglio concludere dicendo che oggi appunto siamo ancora una volta a prendere una decisione che andrà contro i cittadini, in questo caso magari anche contro quegli artigiani, quegli industriali, quei commercianti che dovrebbero dare una mano a coloro che sono in difficoltà, ma ancora una volta noi gli aggiungiamo qualcosa in più da pagare. Concludo dando anch'io il benvenuto e dando un buon lavoro al consigliere Casella, così come un buon lavoro all'assessore Barcaro, ma soprattutto salutando anche l'assessore Peruzzotti, che secondo me è stato un esempio istituzionale, di comportamento, una persona preparata, seria, al quale mando sicuramente un saluto e grazie per quello che ha fatto per questo Consiglio Comunale. Ringrazio il consigliere Rizzuto. Se ci sono altre